Tommaso Napoli, vittoria fondamentale per iniziare il 2024, anche perché su questo campo storicamente è difficile portare a casa risultati. Sì, ho detto bene, non è semplice giocare palla, abbiamo provato più volte a mettere la palla a terra, ci siamo riusciti in alcune occasioni, ci siamo riusciti, altre volte abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio. Abbiamo trovato una squadra che ha lottato fino al 95esimo. Per cui penso che questi ragazzi oggi hanno fatto una vittoria veramente importante. Non so che cosa è successo poi magari dagli altri campi, anche perché non so i risultati, però penso che dobbiamo guardare principalmente a noi stessi, a fare punti e a cercare di risalire un po' quella che è la classifica. Tra l'altro gol pesantissimo quello di Pavicic, anche perché è arrivato in un momento come la fine del primo tempo che storicamente è sempre cruciale in una partita di calcio. Abbiamo avuto un paio di palle anche prima, non siamo stati bravi a finalizzarli, anche perché di fronte avevamo trovato una squadra, ripeto, che non ha mollato di un centimetro. E poi quel gol liberatorio ci ha dato la possibilità di poterlo gestire fino alla fine, anche se gli ultimi minuti il Castelldar ci ha avuto una palla gol per poter pareggiare. Adesso domenica arriva l'Unitas Sciacca, che è squadra tosta, squadra molto solida, che certo non fa giocare tanto a calcio le squadre avversarie, soprattutto dopo l'arrivo di Galfano. Che partita ti aspetti? È una partita sicuramente tosta, è una squadra che sicuramente venderà a cara la pelle. Poi, conoscendo l'amico Galfano, sappiamo che è un allenatore che per queste categorie è un lusso. Di sicuro troveremo una squadra che non so cosa avrà fatto oggi, ma troveremo una squadra che lotterà sicuramente per tutti i 90 minuti e anche oltre. Tanto ti sentivo parlare prima di classifica, quando si comincia a guardare la classifica? Comincerò a guardare dalla decima in poi, quando siamo quasi nella parte finale, che se guardiamo gli altri senza passare dai nostri risultati lascia il tempo che trova. Preferisco fare i risultati e guardarlo verso la fine. Il 2024 della Don Carlo Misilmeri si apre nel segno di Santiago Pavicic, gol da 3 punti. Intanto come stai? Ti abbiamo visto uscire un po' dolorante. No, bene, sto bene. Il campo era troppo pesante e si è corso tanto, si è battagliato tanto. La cosa più importante è che possiamo portare i 3 punti a casa per questo che abbiamo noi in testa, che portare la Don Carlo in un migliore posto di quello che abbiamo finito il 2023. Tra l'altro state iniziando anche a essere molto più chiusi in difesa, la squadra prende molti meno gol rispetto, almeno da quando è arrivato Mister Napoli, forse il cambio modulo vi sta aiutando molto. Sì, penso che abbiamo un grande mister che ci fa allenare bene e questi sono gli allenamenti della settimana che viene riflessato tutto domenica nelle partite. Tu da quando sei tornato qui in Sicilia hai ritrovato anche quella vena realizzativa che ti ricordavamo negli anni precedenti, come ti stai trovando? La risposta sembra quasi scontata vedendo il campo. Mi trovo bene qua, la Sicilia è come se fosse la mia seconda casa, ma sempre insieme alle squadre, perché un attaccante non è un attaccante forte se non è una squadra dietro che le aiuta, e a me questi ragazzi mi aiutano assai per mettermi in forma e pure per trovare il Santiago che tutti vogliono e che pure io lo voglio.